Certo che il calcio, come la vita, è un saliscendi di emozioni. Ero stamattina ridendo come un pazzo per il circo Inter e da mezz'ora che ho saputo la notizia della morte di Carlo Mazzone, che per me era uno degli uomini più genuini del calcio, un uomo veramente unico nel suo genere. Ricordo la sua corsa sotto la curva dell'Atalanta, dopo quel 3-3 tra Brescia e Atalanta, appunto, che aveva promesso dopo dei cori che gli erano stati fatti contro sua madre dalla curva atalantina, indicando, dice, se pareggiamo corro là sotto, e aveva fatto quella corsa come un toro scatenato. Ultimamente avevo visto un documentario proprio sulla sua carriera, sulla sua vita, un uomo umile, un uomo unico nel suo genere, un vero padre di famiglia. Lo stesso Roberto Baggio, nella sua grande collezione della sua storia, del grande Divin Codino, ne parlava come il più grande allenatore che abbia mai avuto. Ha allenato gente come Guardiola, appunto, in quel Brescia, Pirlo, Totti nella Roma, ed è anche il detentore di record delle panchine in Serie A, 797 con 5 spareggi che aveva fatto. Addirittura la tribuna est dello stadio di Ascoli, dove lui è stato per diversi anni, è stata intitolata nel 2019 al suo nome ed è stato inserito anche nella Hall of Fame del calcio italiano. È un vuoto di un calcio che non c'è più, quel calcio che io ho sempre amato, il calcio nel quale io sono cresciuto, il quale dove mi sono innamorato di questo sport, e Mazzone è sempre stato per me un mitolo, un personaggio che ho sempre amato, così come Claudio Ranieri nel Cagliari, come quei personaggi che in un certo senso anche lo stesso Zeman, che andavano contro il sistema, ognuno a modo loro. E questa sua perdita è una perdita per non solo il calcio italiano, e non solo per i tifosi delle squadre nelle quali lui ha allenato, ma per tutti i veri sportivi, per tutti i grandi amanti, appassionati di quel calcio verace, di quel calcio bello, puro. E quindi, Sor Carlè, riposa in pace e grazie per gli insegnamenti anche di vita che ci ha lasciato a noi tutti i tifosi, al di là delle rivalità storiche e tutto, perché poi quello che conta alla fine è sempre l'essere umano. Faccio le mie sentite e più sentite condoglianze ovviamente a tutta la famiglia Mazzone, ai suoi figli, alle sue figlie, alle persone che hanno voluto bene e a tutti i veri sportivi che hanno amato questo grande personaggio del calcio. Ci vediamo più tardi alle 11 nel post Inter Monza per il vademecum del milanismo insieme allo Stroppa, il nostro fratello dell'urlo milanista. Però è incredibile com'è la vita, giusto prima che inizi il campionato fra 2 ore. A dopo.